Si disputa l'ultima partita del girone di andata. Il Foligno schiera un 4-3-1-2 con Ginai e Braclenti in avanti, supportati da Cascinelli, regia, Cavidolo, Agostini, Salvucci di supporto. Proietti si schiera con un 4-5-1, Megarelli, Punta e Pantalla di supporto. Al centrocampo Latini, Brunelli, Gramaccioni, Sinai. Dirige la gara Daniele Agrò, assistito da Lorenzo Capicci e Francesco Spenna della sezione di Terni. Il primo giro palla lo dà il Foligno, che spinge da sinistra verso destra. Al sesto dalla distanza ci prova Isinai, Rovani blocca. All'ottavo Maggiori in spaccata sventa il pericolo mettendo in angolo un traversone di Capitolo. Al quattordicesimo Cascinelli ruba palla, scarica per Isinai, in aria il suo diagonale termina fuori. Al 31esimo Gramaccioni in aria all'occasione giusta, ma smorza troppo la sua conclusione e centrale Rovani blocca. Nuova guardo ordinata, ben messa in campo, non ne sembra soffrire gli avanti biancazzurri. Al 42esimo ci vuole una giocata personale di Ginai per sbloccare il risultato, fa tutto da solo, entra in area, si defila, mette al centro, arriva Cavidolo che si di destra mette dentro. Al 43esimo Cavidolo sulla destra mette al centro, Ginai in mezzo a rovesciata e salta le doti di Marinangeli che mette in angolo. Arriva al 45esimo il direttore di gara Daniele Agrò, manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di Foligno 1, Nuova Gualdo Bastardo 0. Andiamo alla ripresa con le riprese di Giorgio Polli. Al primo subito pericoloso Nuova Gualdo Bastardo, Micarelli mette in aria una palla invitante per Isinai, ma spara alto sopra la traversa. Al quinto raddoppio del Foligno su calcio piazzato, Ginai va alla battuta, la sua conclusione sorvola la barriera che si infila nell'angolo. Al 26esimo Nuova Gualdo Bastardo accorcia le distanze, perde palla Baldoni, Sinai dal limite, tira Rovani e spinge corto, irrompe Megarelli che mette dentro Foligno 2, Nuova Gualdo Bastardo 1. Al 32esimo angolo battuto da Thomas e salta più d'alto di tutti Petterini, palla che termina di poco sfiorando la traversa. Al 35esimo terzo gol del Foligno, Ginai scarica per Thomas, in aria stoppa e di sinistro mette nell'angolo più lontano con Marinangeli battuto. Al 44esimo 4 gol del Foligno, Ginai fa tutto da solo, entra in aria, sposta la palla sul destro e scarica in porta nell'angolo più alto, nulla può fare Marinangeli. Termina qui con il Foligno che batte la Nuova Gualdo Bastardo per 4-1 e si chiude qui il girone di andata con il Foligno che è campione d'inverno. Beh, per noi già, mi dici questo, uscire da questo campo e abbiamo messo in difficoltà il Foligno. E penso che è una delle poche partite vere, a parte con la Ducato, che abbia fatto. Io, ovvio, la vittoria è meritata, ma ho un piccolo rammarico del primo tempo. Se noi facciamo gol, mi sarebbe piaciuto andare in vantaggio e vedere poi la reazione di questa squadra, che è sicuramente superiore. Però sono molto soddisfatto della prestazione dei miei, gli faccio i complimenti. Poi, ovvio, il secondo tempo si vede la differenza. Il quarto allenamento credo che alla fine si veda. A livello fisico sono nettamente più forti, oltre che a livello tecnico, ovvio. Abbiamo incontrato una gran bella squadra, ben messa in campo, e non è stato semplice oggi ottenere la vittoria. Però ci siamo riusciti, faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a saper interpretare la partita, sia nel corso del primo tempo che anche del secondo tempo. E quindi ancora una volta dico bravi ai ragazzi. No, il Foligno non va sul mercato. Adesso abbiamo recuperato sia Iacchettini che Biviglia e quindi siamo a posto così. È normale che in questo periodo l'augurio a tutti i tifosi del Foligno è d'obbligo. Quindi tanti auguri di buone feste a tutti.